Il basilisco è un animale mitologico che vive nel comune di Cintano. Sapete com'era fatto? Adesso ve lo racconto. Si narra che tanto tempo fa un gallo nero che aveva la tua età, 7 anni, depose un uovo. Questo uovo era stato fecondato da una vipera e questo uovo era stato covato non da una gallina ma da un rospo. Stranissimo, però è una leggenda. Da questo uovo che è stato covato dal rospo nasce un basilisco. Il basilisco è un animale fatto un po' strano perché ha il corpo, la cresta, le ali e le zampe di un gallo, ma la coda di una vipera e le ali da drago. Si dice che questo animale è alto quasi 1 metro, per cui è abbastanza grande. Questo animale va in giro a cibarsi di piccoli animaletti, topi, scoiattolini, soprattutto di notte, perché di giorno si nasconde e la sua tana è molto ben nascosta, anche se un pochino si può individuare, perché lui ha un alito di fuoco, per cui tutto dove passa e respira bruciacchia, provoca dei piccolissimi incendi. Tutti avevano paura di questo basilisco. Ma un giorno cosa capita? Tanti anni fa c'era una chioccia che andava in giro con i suoi pulcini per cercare di mangiare e a un certo punto incontra il basilisco. Un pulcino, il più piccolo e il più nero, come si dice, sentito il pericolo dell'animale, si nasconde tra i rovi. Il basilisco non lo vede e mentre il basilisco aveva già ucciso la chioccia e tutti i pulcini, i suoi fratelli, lui esce fuori e guarda il basilisco. Il basilisco è così temuto perché ha uno sguardo che uccide se lui guarda prima la sua preda, ma se è la preda a guardare prima lui, muore lui. Cos'è successo? Questo pulcino esce dal suo nascondiglio dentro i rovi e guarda il basilisco per primo, che immediatamente cade a terra morto. Gli abitanti del paese di Cintano, contentissimi per questa cosa, che finalmente il basilisco era morto, vanno a prendere il basilisco e lo seppelliscono in un punto vicino al torrente. In onore dello scampato pericolo, perché alla fine il basilisco era morto, costruiscono la cappella del Malpasso, che era proprio la cappella che abbiamo qua vicino a noi. In onore di che era morto il basilisco, costruiscono questa cappella. La tana del basilisco non si è mai trovata perché era ben nascosta. Si narra anche che vicino alla tana fosse custodito un tesoro grandissimo che il basilisco teneva molto sott'occhio. Non si è mai trovata questa tana e non si è neanche mai poi trovata la tomba del basilisco, per cui non è detto che comunque sia stato l'ultimo. Magari ancora qualche basilisco c'è ben nascosto e non si fa trovare.